Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon versione nera 1. Questa volta abbiamo esplorato la città di Mistralopoli, una città all'estremo nord-ovest della regione di Unima, che il suo nome ha un riferimento al vento del nord-ovest, il maestrale. Ovviamente non c'è stato molto da visitare, in quanto è una piccola cittadina di alta montagna. E perciò abbiamo affrontato la palestra, dove abbiamo dovuto fare varie questioni per arrivare fino al capo palestra, che sfideremo fra poco. Ne abbiamo cambiato un po' il team, ne abbiamo schierato un altro. E adesso affronteremo Silvestro in questo enorme cubo di ghiaccio. Già affrontiamo il capo palestra per la settima medaglia. Non vedo nei tuoi occhi la determinazione a sfidare il capo palestra. Forza, vai! E iniziamo la battaglia. Inizia con un Vanillish e noi iniziamo con Palpitoad. Vai con Fanghiglia. Aia. Alito gelido. Tu sei forte, anzi tu e la tua squadra siete forti. È ancora presto per fare una previsione. Vai con Surf. E il primo è andato. Livello 41. Beartic. Ah, inizia... vuole già schierare il suo asso nella manica. Vai, Gurdur. Vai con colpo basso. Ah, mi ha schierato Bullo. Però riesce ad attaccare. E l'ha buttato subito giù. Grande Gurdur. Livello 43. Criogonal è l'ultimo. Questo è il Pokémon un po'... qui schieriamo... Clang. Dovrebbe sopportare il gelo raggio. Il vero allenamento comincia quando si arriva al limite. Vai con Crystal Colpo. Altro che sta al colpo. Usa l'iperpozione. Vai con sganciapesi. E ora dovremo essere più veloci. Vai con questa al colpo. Sì. Un altro che sta al colpo. Attacco diminuisce. E finisci con un raggio scosso. Affanculo, ho usato un'altra iperpozione.
Ah già, sono più veloce. Vai con altro cristal colpo. Un brutto colpo. Che culo. Livello 43. E abbiamo battuto Silvestro. Tra te e la tua squadra di Pokémon c'è un affiatamento eccezionale. E un'amicizia stupenda. Eh sì, più o meno. Allenatore dal cuore impavido, tieni queste per te. La settima medaglia. Dopo questa ce ne rimane solo una. Stalattite, che sarebbe un pezzo di ghiaccio attaccato al soffitto. Sette medaglie. I Pokémon fino al livello 80 obbederanno ai tuoi ordini. Tieni, queste MT e in bocca al lupo. Alito gelido. E alito gelido, con questa mossa il brutto colpo è assicurato. Nonostante le lotte ancora non capisco cosa significa essere forte, ma ho come l'impressione che tu riuscirai a trovare la risposta. Si spera. E adesso prendiamo lo scivolo che ci porta direttamente all'inizio della palestra. E c'è anche una bella visuale tridimensionale. Ho imparato da Silvestro a essere di poche parole. Va bene. Walter, ne parlavo anche con Bell prima. Secondo te sono cambiato quando abbiamo lasciato assieme Soffio Lieve? Forse un po', ma sei ancora troppo sicuro che basta vincere per diventare forti. In verità ci vuole altro, non solo quello. Ho provato a riflettere su cosa voglio fare e cosa dovrei fare, ma non sono riuscito a dare una risposta. Sono comunque davvero diventato più forte, o sono solo i miei Pokémon a essere più forti? È tutto così confuso. Purtroppo è una risposta che dovrei cercarti da solo. Su, Comor, non fare così. Quel che conta è che siamo di nuovo tutti assieme. Valtteri, sono andato al Pokémon Fan Club. Devo cercare di capire cosa voglio fare e soprattutto di cosa sono capace. Chi c'è? Che modi? Io sono Belle, questo è Comor. Lo so che siete qui, fatevi vedere. E ci sono quelli del il trio oscuro. E sono, diciamo, dei ninja al servizio del Team Plasma. E Silvestro è riuscito a prevedere dove erano. Bravo, capo palestra di Mistralopoli, sei degno della tua fama. Mi hai fatto scovarci. Noi che siamo ombre, noi il trio oscuro, volevamo riferirlo solo a Walter, ma pazienza. Gecis ha un messaggio per te. Vieni alla torre Dragospira. N ti aspetta lì, così ha detto. La torre Dragospira, che significa? Spiegatevi. E sono spariti. Voi due, se siete qui per sfidarmi, allora dovrete aspettare. Ora devo andare alla torre Dragospira. La torre Dragospira si trova a nord di qui, se non sbaglio. Oh, e io cosa faccio adesso? Mi sa che seguo la corrente e vado anche alla torre Dragospira. È qui a nord, vero? Penso di sì. Andiamo a ricaricare la squadra. E poi... andiamo un po' a modificarla soprattutto. Dobbiamo andare a fare una cosa un po' particolare, perché ci stiamo avvicinando a un evento molto importante della storia di questo gioco. Prima fammi vedere... vediamo cosa possiamo fare. Allora, vabbè, Palpitob lo rimettiamo dentro. Clang pure, hai fatto la tua parte. Lasciamo Inferne,
Anche se tra lui e Lampent non so chi tenere. Ah, Ferrothorn lo possiamo tenere volendo. Ritiriamo Crocodile. E Sigilyph. Ma sai che faccio? Tiriamo anche Swadlon, qui andiamo su sposta. Swadlon lo mettiamo al posto di Ferrothorn. Perfetto. E lo mettiamo subito al primo posto. Sigilyph lo mettiamo secondo posto. E Crocodile lo mettiamo al terzo posto. Insieme a Lampent. Anzi no, gli altri sono tutti al 43, li lasciamo come sono. Tra l'altro è arrivata la pioggia. Dopotutto, beh, in questa città di montagna la pioggia non è un caso. Andiamo a nord, vabbè. Ehi, Walter. Oh, Walter. E tu di essere Bell, giusto? Io sono Gaspar Goralia, il padre della professoressa che vi ha dato il Pokédex. Piacere di conoscerla. Sono veramente riconoscente a sua figlia e solo per merito suo se mi sono messa in viaggio per esplorare nuovi orizzonti. Oh bene, sono felice per te. Ma ora non c'è tempo per parlare. Walter, bella situazione è questa. Alcuni membri del Team Plasma hanno abbattuto una parete e sono intrufolati nella torre. Poi Silvestro e quel giovane di prima, Sycomore, si sono lanciati a tutta birra all'inseguimento del Team Plasma. Ma prof. Aralia, cos'è questa torre Dragospira? Scusa, ho tralasciato una spiegazione più importante. La torre Dragospira è una torre antichissima eretta prima ancora che Unima venisse fondata. Si racconta che il Pokémon leggendario tendesse in cima alla torre l'avvento di quel che persegue gli ideali. Allora pensate anche voi di mettervi all'inseguimento del Team Plasma. Badate bene però, che non sarà una passeggiata se pensate di proseguire. Fate molta attenzione. Non si preoccupi, Walter. E Comor sono due allenatori davvero forti e non è la prima volta che affrontano il Team Plasma. Beh, io magari non sono altrettanto forte, ma resta qui a proteggerla, che ne dice? Oh, grazie mille, Bell. Walter, conto su di te allora, vai alla torre. Non è molto, ma spero che possa esserti utile. Un dolce gâteau. Comunque, piacerebbe davvero sapere cosa hanno in mente quegli invasati del Team Plasma. Ok, dice le stesse cose. Walter, mi raccomando, fai molta attenzione. Sì. Ah, già è vero, quella cosa. Ah. C'è uno a guardia del Team Plasma alla torre. Sì, schieriamo questa squadra. Ah, non dici niente tu. Poco fa sono passati un capolestra e un altro tizio. Sei fortunato di trovarti faccia a faccia con la leggenda. Ah, questo è il mare e questa è la torre. E sarà piena di Pokémon, ma ci sono dei Pokémon interessanti che mi servono. Vabbè, spero di trovarlo ovviamente. Ah, un Golett. Proprio il Pokémon che mi interessava. Cerchiamo di non ammazzarlo. È un tipo Terra Spettro. Vai con Cole Morso. Fortuna che diamo in ami pugno. È proprio una mossa imprecisa. E ora vai Ultra Ball. Perfetto, catturato anche Golett.
Pokémon statua animata. Si muove grazie all'energia che gli brucia dentro, ma nessuno sa che di tipo energia si tratti. Raga, ho deciso che metterò anche lui in squadra, perciò taglio e cambierò il Pokémon e ci vediamo fra poco. Eccoci tornati, scusate, ho fatto un cambio. Ho messo Golett e ho tolto Infernape, tanto devo allenare questi tre. E cercheremo di portarli, diciamo, a livelli superiori. Vediamo se ci sono pure altri Pokémon. Cos'è? Un Mienfo. Un tipo lotta. Beh, tanto è tipo spettro, le mosse tipo lotta non funzioneranno. Vai con Magnitudo. Fanne uno più forte. Ah, sembra lo stesso. E finisci con un mega pugno. Perfetto. Sì, ci sono un po' di Pokémon forti. Oh, cos'è sto rumore? Sembrerebbe che ci stia succedendo qualcosa in cima alla torre. Adesso inizia, diciamo... Bisogna stare attenti ora. Walter. A quanto pare è possibile camminare anche sopra le colonne cadute. Io mi rimetto al singolo del Team Plasma dopo. Sì, ora dovremmo tipo... No, qui non c'è... Ah già. Un altro Golett. Vai Swadlon, ora tocca a te. Vai con foglie lama. Vieni qua. Un altro. Che palle però. No, questa volta evito. Spero che non sia solo lui che ci sia in questo. Che palle. Sì, li faccio un po' salire di livello, ma poi metto il repellente perché sennò ci mettiamo troppo tempo a fare sta cosa. Ma con foglie lama. Aia. Fortuna che fa pochi danni. Livello 33 per Golett. Iperpozione. Non penso che ci siano in questa zona altri. Perciò usiamo un repellente. Ma questi sono i rimedi, dobbiamo andare negli strumenti. Fa vedere un po'. Ma qua non c'è niente. Prendiamo questo.
ponte, diciamo, fatto con le colonne antiche. Prendiamo una polvostella e prendiamo questa strada. Adesso prendiamo questa spirale. Ah, qua bisogna fare una specie di puzzle che c'era nella... è simile a quello della torre di latta ad Amarantopoli nella regione di Yoto. Sì, abbiamo fatto la cosa, ma voglio prima prendere tutto, gli strumenti. Pietra brillo. Non penso che sia quella che sto cercando. No, non c'è nient'altro, ciò possiamo andare di qua. Prendere quest'altra spirale. Mi ci porta dentro qua. Ah, guarda tu. Walter, ci penso io a questi, tu vai pure avanti. Non ti preoccupare, ho tutto sotto controllo, però non pensavo proprio che fossero così tanti. Che seccatura. Va bene. Ma prima... E questa è la potenza che contraddistingue un capopalestra? Penso di sì. Non ti preoccuparti per me. Vai, non c'è tempo da perdere. Aspetta. Non permetterò a nessuno di intralciare i nostri piani. Ma questa forza è pari a quella dei sette saggi? Forse di più. Come si può essere così sicuri di sé? Da dove viene tanta forza? Ma cosa pensi di fare? Che speranza hai contro noi adulti? Beh, tanto adulti non siete voi. Come ti permetti di intrometterti, tu che non puoi nemmeno capire cosa sia nobile la nostra causa? Va bene. Sfidiamo questi tizi. Sì, il capolestra mi ha sconfitto. Ormai il nostro sovrano dovrebbe essere giunto in cima, non c'è più nulla che tu possa fare. Ah, praticamente questi vogliono solo rallentare, diciamo. Vabbè, sfidiamo questo tizio. Comor, sono pro... Silvestro Comor, sono proprio dei grandi seccatori. Forse lo sono anch'io. Vabbè, sfidiamo questo tizio. Vai, magnitudo. 7. Ce ne servono più forte. Nove. Livello 34. Non vi capisco proprio. Allora sono cazzi tuoi. Perché tu e i capivalezza vi opponete a noi così ostinamente? Non riesco proprio a capirlo. Siete voi che avete voluto iniziare questa guerra inutile, che non servirà a niente. Peggiorerà solo la situazione. Chi osa opporsi al Team Plasma non la passerà liscia. È da vedere. Ah, una ragazza questa volta. Cambia poco tanto. Ah, questo è un tipo buio, bisogna stare attenti. Un leopard. Però Dinamipugno ha funzionato. Livello 35. Ombra notturna. Beh, almeno una mossa un po' decente. Megapugno non è che mi serve granché. Livello 36. Ai ai, i Pokémon si sono fatti male. Mi sa che anche tu ti sei fatta un po' male. Quanti Pokémon hai sconfitto per arrivare fin qui? Forse una trentina.
Va bene, Golet, hai fatto abbastanza, ora lascia fare un po' Swadlon. Però vi ricarico un po', perché siete un po'... Quante acqua fresca abbiamo? 5, vabbè, usiamo super pozioni, ne abbiamo tante. Perfetto. Prendiamo questa scala. Anche tu sei qui per... perché pensi di essere forte e di poter vincere? Credo di sì. Scraggi. Beh, con Coleo morso. Ah, si è fatto male. Per fortuna. Livello 35. Bah, avevi ragione a pensare di vincere. Se il nostro suono riuscirà a unificare tutto il mondo, non ci saranno più né allenatori né lotte. Unificare il mondo. Non so se quello che fate avrà qualche senso. Noi viviamo per N. Usa bruciapelo. Vai con Coleo morso. Ora ricarichiamo. Vai con altro Coleo morso. Ah già, è vero, c'è attacca lite, vabbè, foglie lama. Livello 36. Leopard. Continuiamo con Swadlon intanto. Ah, ho usato... Vabbè, ho trovato un Ghiaguzze. Certo che riesce sempre a resistere sto stronzo. Vabbè. Livello 37. Livello 38. Quindi dovrebbe evolversi ormai. Ah, N. No, ancora non si evolve, vabbè. Il sole è bello perché esiste la notte. Noi esistiamo perché N risplenda. Va bene. Aspetta, vediamo se abbiamo... No, è ancora attivo. Bene, avanziamo. Tanto sono fatti già 30 minuti. Perciò continueremo nel prossimo episodio. Perciò nel prossimo episodio di Pokémon versione nera 1 continueremo la torre Dragospira per arrivare fino alla vetta, dove ci attende N e Gechis. Ci si vede. Ciao, alla prossima. Come diciamo in arabo, Marhaba.